Ammettilo, anche tu sei rimasto abbagliato dalle promesse che ogni tanto hai trovato sul web, con dei preset bellissimi che promettevano dei risultati di colorazione cinematografica. E ammettilo che anche tu almeno una volta hai acquistato un pacchetto di preset rimanendo molto scontento del risultato. Quindi smettiamo di pensare che siano delle truffe e andiamo a capire perché non hanno funzionato. Ciao, io sono Luca, faccio il videomaker e questa è Start Video. Cosa sono le LUT? Sono delle sorte di filtri, ma filtro è veramente brutto. Chiamiamoli preset. E ti permettono teoricamente di applicare una color già bella e pronta. Lasciami spiegare che, come in ogni settore, esistono le scorciatoie. Ma sì, ammettilo, dai, una di quelle cose che hai comprato in rete, perché non ho raggiunto lo stesso risultato che mi veniva promesso al momento dell'acquisto? Il problema è che le scorciatoie tante volte ti portano in strade che non avresti voluto percorrere. Perché ho visto dei risultati fighissimi e li voglio ottenere uguali. Apro il mio bel Final Cut, prendo la mia LUT, la metto sulla mia clip e non accade quello che speravo accadesse. Era una bufala, una truffa. 27 euro buttati via. No, in questo caso sei proprio tu che non hai capito come funzionano. Abbagliato dalle classiche diciture cinematographic LUT. Ma che poi la domanda è: cosa vuol dire cinematografico? Diciamo che cinematografico è un po' troppo inflazionato come termine. Ti sarà capitato anche normalmente su Instagram. All'inizio, ti ricordi quando non eri ancora un videomaker? Tu facevi due riprese da due angolazioni diverse, applicavi lo stesso filtro, ma non avevi lo stesso risultato. È perché un filtro è un filtro. Ti mette una patina colorata sopra la tua clip, la stessa inquadratura in due momenti diversi della giornata, ha comunque un risultato diverso. Anch'io anni fa sono stato spinto all'acquisto di alcune LUT. Il pro è che è un preset già fatto, bello pronto, e che puoi applicare semplicemente con un drag and drop sulla tua clip. Ed è lì che pensi che un altro pro della questione sia la velocizzazione del lavoro. E invece no, è lì la truffa. Ma in realtà la truffa te la sei fatta tu nella tua testa. Nessuno ti ha truffato, ti hanno fatto vedere un risultato finale utilizzando quella LUT. E questo perché nessuno ti aveva spiegato che le riprese erano fatte in un certo modo e che quella colorazione era stata raggiunta sì con il loro preset, ma sicuramente con una color correction e una color grading azzeccatissima. Voglio dire, io peso 100 kg, se la mia maglietta la metti a uno smilzo di 45 kg potrà avere lo stesso risultato? Certo che no! Beh, eppure parliamo della stessa t-shirt. E quindi ben presto ti accorgi che il problema di una LUT è che non può essere applicabile su tutte le tue clip. Ma torniamo a noi, andiamo a vedere alcune LUT. Ti ho preparato una clip che è stata girata con un profilo grezzo, un profilo flat S-Log 3. Applichiamo una custom LUT e andiamo a scegliere un preset di quelli che avevo già in memoria. Ne prendiamo uno a caso. Questo. Come puoi vedere, non è altro che un filtro, una patina completamente rossa sulla mia clip. Già in questo caso io non potrei mai pensare di prendere una LUT e applicarla su questa clip con questa tipologia di ripresa se prima non riporto il colore a com'era originariamente quando ho fatto le riprese. Ascoltami molto bene. Ogni fotocamera, sì anche la tua, riprende con un profilo colore molto preciso. Quella che sto usando io qui dentro in questo momento è una Sony A7S2 e il profilo colore corretto per le Sony si chiama REC 709. Quindi prima di pensare di aver comprato un filtro semplicemente rosso, preoccupati di andare a cambiare il profilo colore corretto. E come vedi, Final Cut ti dà la possibilità di cambiarlo. Ed ecco che già il risultato è cambiato. Profilo grezzo e di nuovo con la LUT applicata. Quindi tutto qui? No! È chiaro che per raggiungere il risultato che ti sei prefissato dovrai cominciare a lavorare di color correction e quindi lavorando con le luci, con i semitoni e con le ombre comincerai ad avvicinarti al risultato che desideri. Facciamo adesso un esempio su un altro preset. Questo. Anche in questo caso, come vedi, dovrò andare a ritoccare il profilo colore REC 709 per far capire al software che il profilo colore originale era quello di una Sony. E anche in questo caso vedi già com'è cambiato rispetto a prima.
Come prima dovrò ritoccare con la color correction quello che è il mixaggio tra le ombre, le luci e i semitoni, e anche in questo caso vedi come già è cambiato molto rispetto al normalissimo filtro iniziale. Agendo poi sui colori potrò andare a scegliere quale tonalità dare a ognuno di questi tre parametri. Ma per avere quell'effetto bisogna sapere intanto come sono state fatte le riprese, quale tipo di macchina ha usato, a quanti ISO ha fatto le sue riprese. Quindi prima di tutto, se non sappiamo cosa c'è dietro a una ripresa, come possiamo sperare di ottenere lo stesso risultato promesso? Rimettendo a posto le luci, i mezzi toni e le ombre, anche i colori tornano a un livello più normale rispetto all'alterazione che possono avere per una ripresa in profilo log. La modalità di lavoro corretta è prendere la tua clip, riportare il profilo colore originale, applicare una color correction in modo che i colori tornino perfetti, le luci, le ombre e i semitoni, e solo a quel punto applicare la tua LUT. Vuoi un consiglio? Lavora con intelligenza le tue clip. Come puoi vedere in questo caso ha tolto del rumore video, ma ha tolto anche dei dettagli. Sicuramente il risultato è molto bello. In quest'altro esempio di profilo grezzo è stata prima applicata una parte di color correction, giusto da togliere un po' di rumore video. Poi si è lavorato sulle luci, sui toni e sulle ombre, e solo in un secondo momento si è arrivati ad applicare una LUT che desse questo mood finale. In quest'altro esempio ho fatto delle riprese grezze. Questa è la color grading finale. Ma per arrivare a questo punto sono dovuto passare da un profilo S-Log 3, dove vedi tutti i dettagli del soggetto, per averne persi molti altri. Quindi nell'applicazione di una LUT tieni conto che verranno alterati dei parametri che ti potranno far perdere dei dettagli importanti. L'aggiustamento delle luci e in questo caso una LUT che, come puoi vedere, ha tolto dei dettagli importanti, ma potevano essere trascurabili visto il risultato finale. Pensa a un film come Joker, una color grading molto particolare. Non puoi pensare di applicare un preset e raggiungere immediatamente il risultato. È ovvio che dovrai trovarti a spippolare tra le varie gradazioni di colore. Aggiungi l'azzurro, togli l'arancione. Non è facile. È per quello che esistono lavori come il colorist. Se hai trovato questo video d'aiuto e interessante, ti chiedo di mettere un like e iscrivendoti al canale potrai supportare continuamente la creazione di questi video. No, non mi paga nessuno, però è più motivante. Ti invito a cercare la playlist tutorial per videomaker che trovi su questo canale. Lì troverai altri tutorial dove potrai scoprire come migliorare i tuoi video anche dai miei errori. Ci vediamo al prossimo video.